La parola quotidiana di Dio. In ogni fase dell'opera di Dio ci sono determinate richieste all'uomo. Tutti coloro che sono nella corrente dello Spirito Santo sono posseduti dalla presenza e dalla disciplina dello Spirito Santo, mentre coloro che non sono nella corrente dello Spirito Santo sono sotto il dominio di Satana e privi di qualsiasi opera dello Spirito Santo. Le persone che sono nella corrente dello Spirito Santo sono coloro che accettano la nuova opera di Dio e vi collaborano. Se coloro che sono in questa corrente sono incapaci di collaborare e di mettere in pratica la verità richiesta da Dio in questo periodo di tempo, allora saranno disciplinati e, nel peggiore dei casi, abbandonati dallo Spirito Santo. Coloro che accettano la nuova opera dello Spirito Santo vivranno nella sua corrente, riceveranno la cura e la protezione dello Spirito Santo. Coloro che sono disposti a mettere la verità in pratica sono illuminati dallo Spirito Santo, mentre coloro che non sono disposti a mettere la verità in pratica vengono disciplinati dallo Spirito Santo e possono persino venire puniti. Indipendentemente da quale tipo di persone siano, purché siano nella corrente dello Spirito Santo, Dio si assumerà la responsabilità di coloro che accettano la sua nuova opera per amore del suo nome. Coloro che glorificano il suo nome e sono disposti a mettere in pratica la sua parola riceveranno le sue benedizioni. Coloro che gli disobbediscono e non mettono in pratica la sua parola subiranno la sua punizione. Le persone che sono nella corrente dello Spirito Santo sono coloro che accettano la nuova opera e dal momento che l'hanno accettata dovrebbero collaborare in modo adeguato con Dio e non comportarsi come ribelli che non adempiono al proprio dovere. Questa è la sola richiesta di Dio all'uomo. Non è così per coloro che non accettano la nuova opera. Essi sono fuori della corrente dello Spirito Santo e la disciplina e il rimprovero dello Spirito Santo non si applicano a loro. Tutto il giorno costoro vivono nella carne e nelle loro menti, e tutto ciò che fanno è secondo la dottrina prodotta dall'analisi e dalla ricerca dei loro cervelli. Non sono queste le richieste della nuova opera dello Spirito Santo, né tantomeno è collaborazione con Dio. Coloro che non accettano la nuova opera di Dio sono privi della sua presenza e per di più sprovvisti delle benedizioni e della protezione di Dio. La maggior parte delle loro parole e azioni si attiene alle passate richieste dell'opera dello Spirito Santo che sono dottrina, non verità. Tale dottrina e regola sono sufficienti a provare che la sola cosa che li accomuna è la religione. Non sono i prescelti né l'oggetto dell'opera di Dio. L'assemblea di tutti loro può chiamarsi soltanto grande congresso religioso, non una chiesa. Questo è un fatto inalterabile. Essi non hanno la nuova opera dello Spirito Santo. Quello che fanno sembra pregno di religiosità. Ciò che vivono sembra intrisa di religiosità, ma non possiedono la presenza e l'opera dello Spirito Santo. Tantomeno sono idonei a ricevere la disciplina o l'illuminazione dello Spirito Santo. Queste persone sono cadaveri senza vita, larve prive di spiritualità. Non hanno alcuna conoscenza della ribellione e resistenza dell'uomo, né di tutta l'iniquità operata dall'uomo, tantomeno conoscono tutta l'opera di Dio e la sua presente volontà. Non sono che gentaglia, persone ignoranti e meschine, indegne di essere chiamate credenti. Nulla di ciò che fanno ha attinenza con la gestione di Dio. Tantomeno può compromettere i suoi piani. Le loro parole ed azioni sono troppo disgustose, troppo patetiche e semplicemente indegne di alcuna menzione. Nulla di ciò che fanno coloro che non sono all'interno della corrente dello Spirito Santo
ha qualcosa a che fare con la nuova opera dello Spirito Santo. A causa di ciò, indipendentemente da cosa facciano, sono privi della disciplina dello Spirito Santo e, per di più, privi della sua illuminazione. Perché sono tutte persone che non hanno amore per la verità e che sono state detestate e rifiutate dallo Spirito Santo. Sono chiamati operatori di iniquità perché camminano nella carne e fanno qualsiasi cosa piaccia loro sotto l'insegna di Dio. Mentre Dio opera, essi gli sono deliberatamente ostili e corrono nella direzione opposta alla sua. La mancanza di collaborazione dell'uomo con Dio è la suprema ribellione in sé, per non parlare del deliberato allontanarsi di queste persone da Dio. Non riceveranno, pertanto, la giusta punizione?